fucili, mitragliatori e cinture esplosive, come a Parigi, come a Bruxelles. Il comando che ieri sera ha colpito l'aeroporto Ataturk di Istanbul ha agito secondo uno schema già conosciuto. I tre attentatori sono arrivati in taxi, sono scesi davanti al terminal delle partenze, a quell'ora come sempre affollato di turisti. Sotto le giacche nascondono Kalashnikov e cinture esplosive, ma nessuno se ne accorge. Uno dei tre si dirige verso il terminal delle partenze internazionali e quando i poliziotti lo avvicinano per i controlli comincia a sparare e poi si fa saltare in aria. Negli stessi istanti gli altri due attentatori entrano nella hall degli arrivi, anche loro cominciano a sparare, è il panico, chi può fugge all'esterno, gli altri cercano riparo dove possono. Ero in fila al banco del check-in quando ho sentito il primo sparo, racconta questo passeggero cinese. Mi sono gettato a terra come tutti, poi abbiamo sentito altri spari e un'esplosione. Ho sentito due esplosioni, ricorda questo turista americano, e poi il caos. La gente ha cominciato a fuggire ovunque, c'erano feriti e sangue dappertutto. Intervengono gli agenti della sicurezza, uno degli attentatori si fa saltare in aria, le telecamere riprendono il momento dell'esplosione. Un'altra telecamera riprende invece questa scena scioccante. Un poliziotto insegue e colpisce il terzo attentatore, questi cade a terra. Il poliziotto si avvicina ma poi fugge via perché l'attentatore, a terra, ferito, aziona la cintura che ha addosso e si fa esplodere. Per l'attacco non ci sono state ancora rivendicazioni, anche se le autorità turche puntano il dito contro il cosiddetto Stato Islamico che già due volte in quest'ultimo anno aveva colpito ad Istanbul. Secondo i media turchi, 20 giorni fa i servizi segreti avevano avvisato del rischio di un attacco da parte dello Stato Islamico e tra i possibili obiettivi c'era proprio l'aeroporto Ataturk. Il presidente turco Erdogan, accusato fino a circa un anno fa di rapporti quantomeno ambigui con i tagliagole del califfato, torna a chiedere alla comunità internazionale di combattere insieme contro il terrorismo.